Siamo molto lieti di essere qua con Samantha. Ciao Samantha. Ciao, ciao. Allora, io so delle news che tu lavori, adori e sei innestata benissimo nello spettacolo, nella cultura, nella musica, in quant'altro di più. E quindi il nostro programma sei alla perfezione. Vogliamo dire di che cosa ti occupi? Ma io sono musicista, cantante e ora aiuto la Model 2, organizziamo sfilate in Mister Italia e Miss Grand Prix per Emilia Romagna. Allora, ti devo dire alcune cose. Noi quest'anno siamo a Sanremo col Sanremo Doc e abbiamo un sacco di esordienti, anche persone in gara come Raffaele Gualazzi e il figliolo Ivan Graziani. E qualcuno dei tuoi preferiti che possiamo portare in puntata, dire di te, diciamo al World Express insieme a Marzia Sedo, qualche tua preferenza? Preferenza di cantanti, dici? Anche di brani musicali. Ah, guarda, brani, io preferirei Renato Zero tutta la vita, tutto, i migliori anni della nostra vita. E i brani, vogliamo fare un pezzettino piccolissimo di qualcosa che fai tu? Dai, proviamo. Allora, mi fa ridere perché sono appena stata operata le corde vocali, quindi sono ancora sotto terapia della logopedista, ma ci proviamo. Ma è bellissimo questo, anche perché così è uno stimolo anche per i ragazzi per imparare a cantare e soprattutto per curare, diciamo, queste tipologie e queste, diciamo, tecniche anche che invece vanno fatte bene. Facciamo qualcosa insieme. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della nostra vita. Brava, bravissima. Bravissima. Allora, quest'anno parleremo a Sanremo anche di cose importanti come i cantanti invece che sono stati la cultura e la storia della musica italiana, persone come Claudio Villa, persone importanti. Ti viene in mente qualcuno che ti è rimasto nel cuore di quelli invece che ci guardano come degli angeli? Oh, beh, tantissimi. Noi veramente abbiamo, penso che, cioè, abbiamo avuto degli esempi, dei maestri grandissimi che non ci sono più purtroppo, ma che poi ci seguono sempre, da un Fabrizio De André, da un Lucio Dalla, anche se non è stato un grandissimo, però come cuore, come persona, l'avevo conosciuto personalmente. Mino Reitano, allora innanzitutto salutiamo la famiglia, anche i fratelli, che sono veramente una famiglia unita. Effettivamente Mino ha dato tante cose ed era veramente una persona fantastica, veramente. Mi sbaglio perché Corrino Gaetano, che anche lui da ricordare, un grande personaggio. Comunque, allora facciamo un salutone a tutti i spettatori di World Express, anche ci vogliono ascoltare, se vogliono vedere la tua puntata www.worldexpresslive.tv tutti i venerdì sul canale 2 insieme a me, questa grande condottiera, una grande attrice, cantante e quanto di più di dire di lei, di Marzia Sedo dei Cacao Meravigliao. Un abbraccio forte, grazie Samantha, ti vogliamo in puntata. Ciao, grazie. Ti aspettiamo in puntata, ciao, ciao.